paesaggistica di Fandango. E innanzitutto vi ringrazio per essere qui stasera, nonostante il tempo. E siamo qui per presentare un libro a cui tengo particolarmente, il libro di Chiara Lalli, A, La verità vi prego sull'aborto. E approfitto per ringraziare pubblicamente Antonio Pascale, non solo per essere qui in questo momento, ma anche per avermi parlato e poi avermi messo in contatto con Chiara Lalli, quindi lo ringrazio. E ringrazio Chiara di aver accettato di pubblicare il libro con noi, è stato un piacere e un onore. È un libro importante, necessario a mio parere, che ha già scatenato forti polemiche e non penso che le polemiche finiranno qui. E sarà comunque un piacere vedere come va a finire. E lascio la parola ad Antonio e buona serata. Gentile pubblico, la serata si svolgerà così molto semplicemente qua per weekend, se poi dobbiamo sciogliere la serata, e si svolgerà in questo modo. Faccio una breve introduzione io, poi chiacchieriamo un po' più chiaro, dopodiché se avete voglia lei qui risponde a tutto, anche le domande più intime. Bene, io inizierei però elencando tre qualità di Chiara Lalli, tre qualità che mi fanno apprezzare Chiara Lalli. E faccio una specie di dichiarazione. Io non facevo una dichiarazione su di me. Hai ragione, hai già ragione. Chiara, non solo in questo libro, ma insomma in tutti i suoi libri, usa molto la logica, è professoressa di logica. Noi ormai abbiamo capito che molte delle nostre cattive opinioni, delle false credenze, derivano da fallaci involontativi. Il pensiero a un certo punto non è più coerente, perde coerenza e si generano queste fallaci involontativi. In tutti i libri Chiara fa questa operazione, usa lo strumento, la disciplina della logica, almeno per individuare le fallaci argomentative. La seconda qualità è che è una persona molto combattiva. Un gergo si dice, un gergo partenopeo, è una che si prende le questioni. E anche a me capita, la mattina mi alzo presto, alle 6:30 sono già al bar, ho letto Repubblica, per esempio, leggo Galimberti e non sono mai d'accordo con Galimberti. E mi viene tanta voglia appunto di scrivere lettere al giornale, però pensavo appunto che fosse lungo così, ma poi ho conosciuto Chiara ed è molto peggio di me, soprattutto a differenza di me, che io spengo queste polemiche in un'unità vecchio, lei invece di argomenti ci pone tutta una polemica. Una poetica sola. Terza qualità è che è una narratrice. Questi libri sono sì saggi, ma sono saggi narrativi. Sapete, il saggio di Wolf è molto bello, per carità, ma presuppone un saggista che ragiona su un argomento a partire da altre ipotesi. E invece lei parte dalle storie. Racconta molte storie e poi cerca pian piano di argomentare e definire una linea tematica. Bene, di che parla questo libro? Questo libro cerca di affrontare un tema che noi definiamo spinoso, poi vediamo se è davvero spinoso. Ossia, noi quando parliamo di aborto usiamo sempre una definizione, è un dramma, lo diciamo costantemente, c'è tutto un immaginario che sostiene questa ipotesi, è sempre un dramma. Perché c'è sofferenza e la sofferenza è un dramma. Questa ipotesi della sofferenza è usata sia per i sostenitori dell'aborto, sia per quelli che non sostengono l'aborto. Quelli che non sostengono l'aborto dicono è così un dramma, causa così tanta sofferenza che dobbiamo proteggere dopo l'aborto. Quelli invece che sostengono l'aborto dicono da sé però la donna soffre e quindi in qualche modo si purifica
da questa sofferenza. Insomma, sofferenza sappiamo come derivazione fortemente cattolica, quindi un po' tutti noi siamo in crisi. C'era uno scrittore, Vincenzo, che è morto da poco, tempo fa dedicò un libro a Marchese di Calcutta, un racconto, Marchese di Calcutta, io feci l'aberrazione, e una scena mi colpì molto, una scena che lui raccontava. C'era una persona povera, non so come si chiamasse, perché Marchese parlava solo di poveri, non dava mai un nome alle persone, che era malato di cancro e soffriva orribilmente. E Madre Teresa illustra la sofferenza di questa persona con la telecamera della BBC. E a un certo punto, siccome si lamentava, dice che Gesù che ti sta baciando, e lui risponde, i tuoi piedi smettono di baciarmi. Ecco, questa cosa della sofferenza un po' è entrata in noi e pensiamo che ci purifichi la vita. È giusto come è giusto che ci purifichi la vita. Soprattutto, tutte le storie del rapporto hanno davvero questa definizione dramma, quando esistono altre storie che non rientrano in questa definizione, e appunto parte da giù. Sapete, quando uno apre un libro, se il libro è buono, si instaura una specie di scambio, tu leggi il libro e il testo legge te, generalmente vengono fuori dei ricordi. Io sono ricordato di mia zia Caterina, 85 anni, morta 84, tutta la vita contadina, povera contadina, terza elementare. Negli ultimi anni della sua vita era ospitata dalle suore che avevano una forma di demenza e quasi non poteva più dal letto. Sapeva poco del mondo tranne quello che mia mamma o gli altri parenti gli raccontavano. Ebbene, mi hanno a sostenere che nell'81, mentre ci fu il referendum, sembra che ci deve cancellare alcune norme costrittive sull'aborto. Lei vuole andare a votare. Insomma, causato uno scompiglio tra le sue, perché sosteneva, lei affermativa, che la colpa dell'aborto non è della donna né dell'uomo. Non dovevo dire che sono pochi uomini qua, ma la colpa è dell'uomo, diceva, perché lei aveva visto tante sue amiche messe incinte dagli uomini e poi gli stessi uomini erano andati via. Le avevano lasciato il posto. Quindi lei voleva andare a votare per salvare le donne condannate. Secondo mia mamma, anche le sue la pensavano come lei, ma io non sono stato d'accordo. Penso che la si andasse a comunicare. Questo è il tema di partenza, e qua cominciano le storie. Questa è anche l'ipotesi di partenza, e qua cominciano le storie. La prima storia, una domanda che voglio fare, è una storia di una donna fortemente sofferente in gioventù, con varie storie di abusi sessuali, con vari porti, due aborti sulle palle e le spalle, che a un certo punto si dichiara contro l'aborto e fondo dal punto di vista del movimento pro-life. Lei indaga un po' la storia di questa donna e comincia pian piano a costruire il suo castello di molto interessante. Ci vuoi parlare? Sì, buonasera. La donna che nominavi si chiama Ronda ed è una donna la cui storia io ho letto su un articolo scritto qualche anno fa sul New York Times. L'articolo è uscito nel 2007 e io l'ho trovato tra gli altri mentre cercavo un po' di materiale su quest'idea. Intanto se ci fosse, se ci potesse essere una sindrome post-abortiva e se il destino di ogni donna, di ogni singola donna che sceglieva, e che forse già la domanda è anche sul termine, se possiamo usare scegliere di interrompere una gravidanza, e quindi appunto tra gli articoli e tra il materiale ho trovato questo, che mi colpì particolarmente perché la storia di Ronda è una storia che forse può essere utilizzata per molte posizioni, ma non per questa, perché in parte lo accennavi tu prima, la storia di questa donna è una storia molto triste, molto drammatica, di un passato, di un'adolescenza faticosa, con molti abusi, con abbandoni vari, con interruzioni di gravidanza non scelte ma in qualche modo obbligate dalle circostanze, perché in seguito ad abbandoni, ad incesti, insomma una storia veramente piena di problemi, piena
di difficoltà e che anche nel suo stesso racconto veniva continuamente trasformata per dimostrare una ipotesi che, se già era un po' dubbia nel suo caso, appariva veramente quasi contraddittoria, perché sembrava che un aborto, uno in particolare, che credo fosse risalista al 1973, ecco, nel racconto a posteriori di Ronda acquisiva, si caricava di tutte le colpe, di tutte le responsabilità della vita che poi aveva fatto. E già questo appunto la dice lunga ed è pericolosamente simile a tante delle storie poi raccontate e utilizzate come dimostrazione della presunta sindrome post-abortiva. Quindi spesso basterebbe poi ascoltarle e leggerle queste storie per rendersi conto che l'origine del sofferenza, del dolore era precedente, che comunque quel particolare evento è stato poi caricato di tutto quello che c'era appunto prima e durante. Ma poi ci sono tante altre, anche soltanto rimanendo nella storia di Ronda, c'erano tante altre cose che non mi convincevano, perché per esempio lei a un certo punto diventa una ossessionata sostenitrice di questa presunta sindrome post-abortiva, appunto da portarla a fondare una specie di associazione un po' bizzarra attraverso cui vorrebbe redimere le donne, ma meglio ancora, vorrebbe impedire loro di scegliere. Allora anche qui ci troviamo di fronte a una caratteristica che spesso si ritrova in queste persone poi che si dicono a favore, diciamo, della non sofferenza, ma che in realtà poi, se vai a guardare, ti accorgi che in realtà vogliono prendere forse una scorciatoia un po' grottesca, un po' grossolana, perché in realtà vogliono semplicemente cancellare la possibilità di scegliere. Quindi la sua battaglia oggi, insieme agli sforzi di altre persone, è quella di rendere l'aborto, l'interruzione di gravidanza, di riportarlo a essere illegale e quindi usare una strada e un percorso molto, molto invadente, anche, mi verrebbe da dire, abbastanza impreciso, perché se arrivi a pensare che intrinsecamente ci sia una sofferenza, quello che potresti provare a fare è cercare di risolvere o di attenuare le ragioni che fondano quella sofferenza. Invece è come se si passasse sempre, insomma, un po' grossolanamente su tutta questa realtà complessa, arrivando all'ultimo punto, cioè arrivare appunto a negare la possibilità. Ed è buffo, perché poi questo è successo anche negli Stati Uniti con un'altra donna, una donna che peraltro nella storia della liberalizzazione degli Stati Uniti è una donna abbastanza, insomma, importante, perché è quella che poi ha dato il nome, la sentenza che ha depenalizzato, che è Roe versus Wade, è quella Jane Roe, e quella donna lì oggi fa una battaglia anche lei contro la possibilità di interrompere una gravidanza. E anche qui c'è sempre la sorpresa di verrebbe sempre da chiedere a queste persone, ma pensate davvero che poi impedire, quindi percorrere la strada dell'illegalità, sia davvero la risposta a quella presunta partenza che è il dolore, la sofferenza, l'espiazione eterna? Ed è un po' buffo, perché poi se pensiamo ad altri esempi, è difficile trovare altri esempi di tentativi di riportare qualcosa nell'illegalità come risposta a un dolore. Cioè, un dolore, se è tale, dovrebbe essere alleviato, ma dubito, forse non sono riuscita io a capire come, ma mi chiedo sempre come l'illegalità possa offrire una risposta a quella sofferenza eterna. E tanto più uno è convinto che quel dolore ci sia e ci sia necessariamente intrinsecamente, tanto più mi verrebbe da dire bisognerebbe essere più morbidi e non ricorrere immediatamente all'uso della legge dell'illegalità. Ed è anche buffo che poi, insomma, sono entrambe donne, tante insieme a loro, che hanno nel loro passato avuto la possibilità di scegliere e che invece adesso si concentrano nella loro battaglia per toglierla questa possibilità alle altre donne. O per loro la scelta è stata così dolorosa da portarle, emotivamente comprensibile, ecco, però sul piano razionale, soprattutto poi su quello giuridico, fa molto paura questo tentativo, perché tra l'altro poi sappiamo chi ha avuto la pazienza di leggere, di conoscere un po' la realtà intorno all'interruzione di gravidanza, sa bene che l'illegalità non è una risposta non costituisce la fine dell'interruzione di gravidanza, semplicemente sposta gli aborti nelle realtà clandestine, nelle realtà che sono
non sicure dal punto di vista giuridico, dal punto di vista sanitario, e ci sono paesi, molti ancora, in cui l'interruzione di gravidanza è illegale o molto molto ristretta, quindi limitata a casi eccezionali, in cui ci sono storie agghiaccianti di donne che cercando una soluzione o muoiono oppure portano danni gravi alla salute, o semplicemente, insomma, semplicemente forse non è appropriato come aggettivo, come parola, ma si ritrovano a essere, per esempio, raccontate, ricattate. Questi sono racconti, per esempio, se vediamo i film come 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, è raccontato molto bene un aborto clandestino barattato e diciamo ottenuto tramite il ricatto poi di prestazioni sessuali, una realtà di clandestinità dove non puoi chiedere aiuto a nessuno, cioè sei sola con ti rivolgi a qualcuno che non sa neanche eseguirla, l'interruzione di gravidanza, ovviamente con tutti i rischi del caso, oppure magari trovi qualcuno che ti chiede favori sessuali in cambio, oppure ti costringe a subire l'interruzione di gravidanza in condizioni assolutamente insicure, di ancora più paura e ricatto. Quindi ecco, sapere per esempio che l'illegalità o la richiesta di trasformare gli aborti in qualcosa di nuovo, come era un tempo insomma in Italia, in qualcosa di legale, non è affatto una soluzione, ed è anzi soltanto una condanna ancora di più al silenzio e alla solitudine. Ci si dimentica poi di dire, soprattutto la parte che si dichiara per la vita e che in realtà è contro la libera scelta, ci si dimentica poi di dire che l'unica soluzione l'unica soluzione alla libera scelta è imporre la gravidanza a chi non vuole portarla avanti. Non lo si dice naturalmente perché è estremamente impopolare dire esplicitamente una cosa del genere, però segue coerentemente dalla premessa: se tu impedisci a una donna di abortire, o abortirà clandestinamente o sarà costretta a portare avanti la gravidanza, non ci sono altre possibilità, non c'è una terza via tra queste due. Quindi e sono entrambe, appunto, chissà come mai, taciute però le conseguenze coerenti, cioè si dice solo siamo a favore della vita, con poi un'espressione che non significa nulla, perché non è che chi ha della libera scelta è contro la vita, e non si dice poi tutto quello che segue, e questo fa parte proprio di una retorica pro-life abbastanza precisa e abbastanza diffusa, e che sta anche nella stessa scelta dell'espressione appunto pro-life o per la vita, perché nessuno è contro la vita. Ma senti, delle 10 sappiamo bene cos'è la sofferenza fisica, insomma, mettono un tuffone, lo so, sappiamo un po' meno bene cos'è la sofferenza psicologica, si soffre rispetto a che cosa? Se andiamo indietro nel tempo troviamo che io soffro rispetto a un valore. Beh, ti chiedi, quanta parte di questo valore è inquinata da un costrutto retorico, no? Che magari spinge verso, e il caso dell'introduzione di gravidanza mi sembra abbastanza evidente, quindi conti la tesi più pulito è un po' questa, no? Cioè c'è un costrutto retorico paternalista che un po' spinge verso la sofferenza, e quindi tu vai a indagare invece quelle storie poco raccontate, e cioè le donne che hanno abortito e non hanno senso di colpa. Cioè la sofferenza di queste donne non si è manifestata, non si sono dannate, hanno avuto altri figli. O le avevano già, poi anche questo si racconta di lato, perché anche questo fa parte del bagaglio retorico, fa comodo mettere in contraddizione, una contraddizione insanabile, la maternità e l'interruzione di gravidanza. È come se ci fosse un cortocircuito tra il fatto che una donna possa essere madre e possa interrompere una gravidanza, perché è come se interrompendo una gravidanza stia in qualche modo negando la sua natura più profonda, le sue vere radici, e quindi si crea questa situazione un po' difficile da comprendere per chi appunto ha abbracciato questa visione un po' semplicistica, per cui si dice, ma insomma tu sei madre, come così, dove, in che casella ti metto? Perché se sei madre andresti nella casella dei buoni, però poi hai abortito, quindi non mi torna tanto, non capisco come reagire, no? E questo già è un punto interessante. Ci sono tra l'altro delle donne che spiegano che hanno deciso di interrompere una gravidanza perché si erano rese conto
che non sarebbero potute essere delle bravi madri per un altro figlio. E questo è anche interessante perché dice ancora qualcosa in più. E poi sembra un po' banale, ma lo dico perché ci sono già state tante occasioni in cui delle presunte controargomentazioni facevano più o meno così: ah, ma se allora state dicendo che l'aborto non è un dolore, è un trauma, sta dicendo che è divertente. Ovviamente non esistono solo due opzioni, la scampagnata allegra o il dolore eterno, peraltro, quindi un dolore che è impossibile da espiare, perché peraltro è anche difficile e bisogna stare attenti quando siamo dolore, stiamo dicendo qualcosa, anche se è difficile da definire, ma quando siamo trauma, soprattutto con un'accezione tecnica, stiamo dicendo ancora un'altra cosa. E quando appunto questi terreni si confondono, e spesso si confondono intenzionalmente, e quando si parla appunto della cosiddetta sindrome post-abortiva, di nuovo si vuole creare quella correlazione necessaria. E basterebbe semplicemente pensare che nessuno, per esempio, si sogna di dire che se tu vai in guerra torni con una sindrome post-traumatica da stress, perché dipende da tante circostanze, da come reagisci, mentre invece se sei una donna e abortisci ce l'avrai per forza, quella particolare forma di sindrome post-traumatica da stress che sarebbe appunto la sindrome post-traumatica da stress, che sarebbe l'aborto, quindi la sindrome post-abortiva. E anche qui c'è qualcosa che non torna. E poi naturalmente ci sono delle scelte che sono difficili, complicate, ma che sono meglio di altre. Anche qui, se ci dimentichiamo di guardare tutto il panorama e ci concentriamo per esempio sulla conflittualità, sulla difficoltà di una scelta di interrompere una gravidanza, ci scordiamo magari di dire quali sarebbero state o quali sarebbero le alternative. Magari quelle alternative sarebbero peggiori di un'interruzione di gravidanza. E spesso inoltre, soprattutto in situazioni come Italia, in cui ultimamente i numeri insomma di obiettori sono numeri così spaventosi, che la logistica dell'interruzione di gravidanza spesso è un aggravante molto pesante per chi decide di ricorrere appunto a un servizio che sulla carta è garantito e di fatto non lo è, e quindi si entra in un reparto invece di passarci il tempo strettamente necessario per l'interruzione di gravidanza, che dipende da te, dalle tue reazioni, ci stai magari 8 giorni o 5 giorni perché c'è il medico obiettore di coscienza che non vuole darti assistenza. In alcuni casi ci sono storie particolarmente drammatiche, soprattutto di quei casi di interruzioni tardive che seguono diagnosi prenatali, e ci sono circostanze in cui la procedura richiede del tempo, e questo tempo però appunto non solo è allargato, come dicevo, enormemente, ma se sei così sfigato che capita che ci sia un sabato o una domenica, nessuno viene neanche a vedere se sei vivo o morto. E questo insomma è un po' lontano intanto dall'articolo 9 della legge, che dice qualcosa di molto diverso, cioè chiarisce chiarissimo l'articolo 9 della legge 194, quella sull'interruzione di gravidanza, che l'assistenza alle donne andrebbe sempre comunque garantita, non esiste una possibilità di fare obiezione di struttura, anche perché mi viene sempre un po' da ridere quando leggo o ascolto questa cosa, perché insomma va bene che i medici, sembra che solo i medici che non eseguono aborti abbiano la coscienza, ma che addirittura ce l'abbia la struttura, la coscienza è veramente bizzarro. E in più è interessante anche ascoltare i medici che ci raccontano che la loro scelta di eseguire interruzioni di gravidanza è naturalmente per loro una scelta di coscienza, cioè non è che loro non ce l'hanno la coscienza, anzi, in qualche modo se uno ha voglia e tempo di ascoltarli e di fare loro domande, ti potresti accorgere che la loro è una scelta molto più complicata, più onerosa, anche semplicemente come tempo, perché chi sceglie di non eseguire aborti non ha nessun servizio alternativo, per esempio, già questo basterebbe a dare un'idea di quanto sia ingiusta questa possibilità, e comunque magari in una struttura dove ci sono 25 medici, solo 3 eseguono interruzioni di gravidanza e tutto il servizio pesa sulle spalle di quei 3. Quindi è una situazione che non è più divisa su 25 o quant'è, ma su 3. E questo significa logisticamente entrare in una specie di incubo, perché finisci magari per svolgere la tua intera attività professionale facendo interruzioni di gravidanza. E molti di questi medici ribadiscono però che la loro, come dicevo prima, non solo è una scelta di coscienza, ma che nonostante ci sono alcuni che
ti raccontano anche che per loro moralmente è molto faticoso, perché poi entri in contatto a volte con delle storie faticose, di sofferenza, di conflitto, di dolore, e vorrebbero magari avere anche più tempo, più possibilità per aiutare, per ascoltare queste donne, e però non sembra una possibilità percorribile per queste persone tirarsi indietro, perché si rendono perfettamente conto, ed è questo poi il punto ancora una volta, che se loro non garantissero il servizio, le donne sarebbero abbandonate a loro stesse. E mi ha fatto particolare impressione leggere, credo fosse l'anno passato, una intervista a un medico negli Stati Uniti che raccontava come lui fosse passato da essere obiettore di coscienza a invece seguire interruzioni di gravidanza, con un passato presente anche molto religioso. E lui raccontava che questo passaggio l'ha fatto quando si è reso conto proprio di questa alternativa. Cioè, lui ha detto: io gli aborti per me erano una cosa moralmente faticosa e non volevo eseguire interruzioni di gravidanza, ma poi a un certo punto ho capito che l'alternativa, intanto avevo scelto di fare il medico e il ginecologo, questo già insomma mi pone delle domande morali e professionali, e poi quando ho capito, quando mi sono reso conto che se non ci fossi, se io non stavo lì, appunto l'unica alternativa era abbandonarle, non ho potuto più far finta di niente, cioè non mi potevo girare dall'altra parte e dire vabbè, io chiudo gli occhi, non li faccio gli aborti e questa realtà sgradevole sparisce. Quella realtà sgradevole rimane e rimane privata del tuo aiuto. E questo è interessante perché siamo abituati a collegare appunto la coscienza a chi si rifiuta di fare aborti, perché sarebbe qualcosa di così ripugnante moralmente che non si vogliono sporcare le mani, insomma. E però ecco, accade qualche volta che sporcarsi le mani è più morale, più moralmente connotato di invece tirarsi indietro e far finta che se non fai nulla non può accadere nulla, perché se non fai nulla invece le cose continuano ad accadere. E in questo particolare caso quello che continua ad accadere è che tu fai un passo indietro rispetto a quello che forse potrebbe essere un tuo dovere professionale. Dico forse perché naturalmente la discussione è complicata, insomma è anche molto, molto accesa, però ecco, questo è un altro punto di vista e tirato lo ascoltiamo. E anche questo ci passa poi in testa, associamo sempre la coscienza al rifiuto nell'eseguire un intervento di questo tipo, e in qualche modo se non facciamo attenzione finiamo pure noi per pensare che l'aborto è ripugnante, chi sceglie di non farlo è meglio di chi lo esegue, quasi inevitabilmente si finisce a pensare, in fondo io credo di averlo anche scritto così proprio brutalmente e semplicemente, ma mi veniva da domandarmi se non si può neanche parlare di aborto, come si può fare? Cioè, come si può fare qualcosa di cui non si parla, e c'è sempre questo modo per cui si chiede sempre scusa una volta che magari una donna va oltre il silenzio e lo racconta, però comunque si abbassa sempre un po' la voce e si elenca tutte le giustificazioni. È molto difficile ascoltare qualcuno che ti dica: io ho interrotto una gravidanza, e te lo racconta senza elencare tutte le giustificazioni a sua discolpa, o tutte le circostanze così eccezionali che non avrebbe potuto. E in fondo questo è anche poi l'aspetto, diciamo, la faccia della 194, che forse in quel momento non poteva che essere così, ma in fondo non ci dimentichiamo che la 194 non stabilisce un diritto di interrompere una gravidanza, ma elenca alcune circostanze eccezionali in cui una donna può richiedere, poi deve aspettare dei giorni perché prima chissà non ci ha pensato abbastanza, quindi una volta accertato lo stato di gravidanza deve ancora riflettere, poi la procedura può essere avviata, applicata, però ecco, non c'è un diritto positivo di interrompere una gravidanza, non è riconosciuta giuridicamente una possibilità di compiere questa scelta, e moralmente credo che stiamo andando dietro a questa situazione, con la complicità anche appunto del silenzio, perché non parlando e non accettando di lasciare spazio a queste altre voci, questa condanna morale è così pesante, così opprimente, che sta ulteriormente soffocando quello spazio già angusto disegnato dalla 194, che ripeto sta diventando sempre più angusto perché parliamo del 70% di personale obiettore di coscienza sul piano nazionale con punte che superano il 90%. Questo è già abbastanza spaventoso, se poi immaginiamo che 9 operatori sanitari su 10
sono obiettori di coscienza, ci rendiamo conto che è spaventoso. Se poi andiamo a leggere i casi di cronaca, ci accorgiamo che al policlinico X muore l'ultimo e l'unico obiettore del servizio sospeso, o il primario unico a eseguire aborti va in vacanza, in ferie, si ammala e il servizio è sospeso, e così via. Ce ne sono talmente tanti ormai di questi casi, o addirittura ancora più sfacciatamente ci sono strutture in cui non esiste proprio il reparto, non esiste il reparto di interruzione di gravidanza, non c'è, non c'è neanche tutto il lavoro di formazione dei medici, e tra l'altro non ci dimentichiamo che le interruzioni di gravidanza sono anche spontanee, quindi c'è anche un problema formativo di medici che probabilmente potrebbero avere difficoltà ad affrontare anche un aborto spontaneo, quindi mancano di formazione tecnica e medica per essere insomma in grado di affrontare anche situazioni del genere. E tutto questo è compresso dentro una condanna morale che si nutre di silenzio, di vergogna, di colpevolizzazione e di modi di dire. Lo dicevi prima tu, la maggior parte delle discussioni o dei dibattiti sulle interruzioni di gravidanza sono infarciti, iniziano o finiscono con comunque un trauma e comunque un dolore indistinguibile. E una delle discussioni più folli al riguardo negli ultimi tempi, per esempio riguardando questa cosa del cimitero degli embrioni e dei feti, in cui si è scatenato un delirio totale, assolutamente cieco e sordo a qualunque tentativo di anche distinguere i piani, perché per esempio è ben diverso. Innanzitutto non esiste, l'aborto non è un dominio compatto e uniforme, un po' anche, forse l'abbiamo fatto anche noi, ma insomma per sintetizzare va bene, ma sono veramente realtà molto diverse. La prima enorme realtà insomma, differenza è tra gli aborti cosiddetti tardivi, cioè le interruzioni scelte per ragioni di patologie fetali, per esempio, in quel caso ci sono figli, potenziali figli desiderati, e le ragioni per cui si interrompe una gravidanza sono molto diverse, e naturalmente questa diversità pesa anche poi su questa questione dei cimiteri, dei feti o degli embrioni, dove peraltro l'interessante novità italiana, perché altrove già si faceva, è stata l'introduzione dell'espressione bambino non nato per parlare di embrioni e feti, che è molto interessante, che anche questo è un cavallo di battaglia della retorica no choice o pro-life, perché naturalmente ci concentriamo più sul bambino, cioè ci dimentichiamo il dettaglio che è non nato, quello è un bambino a tutti gli effetti, e chiaramente anche le reazioni emotive e morali di pancia cambiano di fronte a un bambino che tu puoi abortire, e poi anche rischia di essere un ossimoro chiaramente abortire un bambino. Senti Chiara, leggendo il libro mi sembra che ci sia un grande assente, finalmente anche guardando la composizione di tutti, c'è il grande assente, cioè non c'è l'uomo, che coincide con Zia Caterina, era corresponsabile, non in questa scelta. Ecco, mi chiedevo, secondo te quanta parte c'è della cultura maschile, maschilista, quanta parte di questa cultura ha inquinato il dibattito? Ti ricordi il famoso saggio di Pasolini, scritto nel 76, con il punto all'arte, l'orzio aborto, come distruzione del sacro. No, il sacro poi non vuole sfumature, il sacro e le sfumature non ci sono. Ecco, mi chiedevo se tu avessi riflettuto su questo aspetto. Mi piacerebbe se tu o qualcun altro rispondere, perché già insomma me la sono vista con questioni complicate, questa è ancora più complicata, o comunque non credo di avere risposte particolarmente sensate e interessanti. Prima, mentre nominavi Pasolini, mi veniva voglia di ricordare di Italo Calvino, che invece scrisse qualcosa di molto diverso e se la prese con Magris, che aveva una posizione un po' più simile a quella di Pasolini, cioè di bollare appunto l'aborto come qualcosa di anti, forse anche qualcosa che oggi potremmo dire come naturale, no? Che è una cosa che ci perseguita in questi dibattiti e non si capisce poi cosa significa, ma insomma il senso è sempre che è innaturale, ridicola, una condanna morale. E il piano svicolo, diciamo che rispondo alla tua domanda,
aprendola insomma agli altri, ma facendo due commenti. Il primo è sul fatto che spesso abbiamo anche ascoltato o leggiamo in particolare da parte di qualche insomma di qualche protagonista un po' aggressiva del dibattito, insomma, che gli uomini non dovrebbero mettere bocca su questo argomento, e credo che insomma sia un po' stupido pensare una cosa del genere, perché non vedo per quale ragione non dovrebbero intervenire in un dibattito. Cioè, io credo che i prerequisiti per intervenire in un dibattito siano altri, non quelli di genere, insomma, siano avere per esempio voglia di stabilire qualche insomma, regola di discussione, evitare per esempio di dire, come spesso accade, infatti sono dibattiti solo formalmente tali, insomma, che è così perché penso io così, è così perché me l'ha detto qualcun altro, e insomma è inutile anche discuterne, o sono insomma i meravigliosi valori non negoziabili, no? Che non perdiamo neanche tempo a sederci e far finta di discutere, e però l'equivalente diciamo di impossibilità di discussione è anche quando si dice appunto è così, l'ho deciso io, è così perché me lo sento, vabbè, insomma, e l'ulteriore passaggio è che è così per me e quindi deve essere così anche per te, e sia sul piano morale che ancora più su quello giuridico, quindi voglio vietà, diciamo, paternalismo che diventa aggressivo, violento, brutale, no? E quindi io credo che se per quanto riguarda gli interlocutori sono tutti ben accetti, e soprattutto insomma se hanno voglia di stabilire insomma anche insieme comunque di rispettare alcune regole minime proprio di dibattito. L'altra questione spinosa, anzi due, riguardo alla presenza degli uomini, una è quella in termini decisionali, cioè c'è anche una grossa acceso dibattito rispetto al fatto che la 194 esclude, attribuisce alla donna la possibilità di scegliere, anche se abbiamo detto in modo un po' angusto, e ci sono alcuni dibattiti, alcune proposte che vogliono allargare la possibilità di scegliere anche all'uomo, o dovremmo forse dire, già qui ci accorgiamo di quanto è complicato, al potenziale o verificato, verificabile, non so neanche come chiamarlo, perché il padre non è responsabile genetico, non lo so, insomma. E quindi questo è un dibattito abbastanza complicato, o meglio confuso, la cui soluzione secondo me ancora una volta è abbastanza semplice, perché non credo che ci possa essere nessun altro che la legge impone o aggiunge nella decisione. Naturalmente questo significa che se la donna vuole può coinvolgere tutti quelli che vuole lei nella sua decisione, può anche fare una decisione allargata ai potenziali familiari, agli amici, fa quello che vuole lei, insomma ecco, non ci può essere un'intromissione giuridica da parte di nessun altro. L'altra cosa interessante sul piano della sindrome post-abortiva è che ultimamente la retorica, soprattutto negli Stati Uniti, sulla sindrome post-abortiva ha coinvolto anche gli uomini, cioè ci sono alcuni che sostengono che la sindrome post-abortiva ce l'hanno anche gli uomini, e questo è interessante ed è anche in qualche modo potrebbe anche addirittura essere un autogol, perché apre un po'. Mentre con la sindrome post-abortiva sulla donna c'è questa chiusura ossessiva sulla questione della possibilità biologica di riprodursi come destino e come condanna e come qualcosa da cui non ti puoi liberare, quindi se tu rimani incinta non puoi fare quello, e se abortisci hai fatto un disastro e quindi soffrirai per sempre, è con questa mossa che nel non rintenti è sempre in quell'ottica di impedire, di usare anche le testimonianze degli uomini per allargare il dominio dei contrari, però alla fine l'autogol sta un po' nel denudare il fatto che gli investimenti affettivi e quindi la frustrazione dei desideri e quindi il dolore sono slegati sia dal genere sessuale ovviamente, ma sia soprattutto dalla possibilità biologica e fisica di avviare e di portare avanti una gravidanza. Quindi è interessante perché in qualche modo si riapre un po' il dibattito, anche se è estremamente complicato dibattere con questa tipologia di presunta dimostrazione, perché qui non c'è nessuna dimostrazione, sono soltanto elenchi di casi disperati, legittimi sul piano personale, perché il dolore è il dolore, nessuno va a contestare se anche tu soffri per una ragione che a me può sembrare bizzarra. Il problema è che quel dolore legittimo sul piano personale viene utilizzato come dimostrazione, come prova,
ed è come insomma se noi dicessimo che mangiare fa male dopo aver mangiato un cibo avariato, esattamente la stessa cosa, però mentre in questo caso c'è chiaro a tutti che è una dimostrazione zoppa, nell'altro caso i casi umani elencati fanno molto effetto, ovviamente fanno molto effetto, addirittura negli Stati Uniti cercano di essere ascoltati in Corte Suprema per cercare in tutti i modi di intervenire sulla possibilità appunto di interrompere una gravidanza. Le testimonianze, per quanto dolorose, rispettabili, numerose, come abbiamo già detto, insomma, non ci servono a fare neanche mezzo, possiamo averne migliaia di testimonianze, ma non abbiamo ancora mezzo argomento a favore o contro una ipotesi. È solo un gruppo di persone che dice la propria opinione, ripeto, validissima, nessuno vuole tappare loro la bocca, però non è altro che questo, uno sfogo di persone che hanno vissuto certe esperienze, e tra l'altro mi ha fatto un po' ridere in particolare un racconto di uno di questi protagonisti neo trasformato appunto in un paladino della non solo sindrome post-abortiva, ma anche addirittura c'è un gruppo di uomini che vuole cambiare il pronome, o meglio vuole far parte di questo mondo, e quindi dice dobbiamo dire noi abbiamo abortito, tutti noi, tutti insieme, senza barriere di genere. Ma la cosa che fa un po' ridere è che a un certo punto la giornalista gli chiede ma perché lui comincia a raccontare delle storie del passato, delle sue ex fidanzate, e a un certo punto la giornalista gli chiede ma la tua fidanzata di allora che cosa voleva fare, che cosa pensava, e lui dice ma in effetti non ci ho pensato. Dice, insomma, interessante, no? È uno spaccato forse un po' più genuino di quello che aveva detto fino allora, un po' temuto, costruito con quest'idea, no? E quando appunto lei gli fa questa domanda un po' così anche fuori fuoco, se vuoi fuori tema, lui dice, ma in effetti non lo so, che pensava lei, no? E quindi è un po' spaventoso, perché poi viene fuori questo odore, questo sapore di controllo, di potere, in realtà poi appunto è molto, molto quello che viene fuori quando uno guarda bene, e tra l'altro uno degli aspetti più angosciosi, più anche proprio ripugnante di tutta questa retorica, è che nella maggior parte dei casi, sia sul piano personale che sul piano degli stati, quindi delle leggi e dell'organizzazione, sembra esserci una correlazione strettissima tra la difesa cieca e ossessiva dell'embrione e il fregarsene completamente dopo la nascita. Cioè, finché sei embrione e feto, io ti proteggerò contro il volere di tutti gli altri, quando sei nato niente, non ci sono per esempio investimenti postnatali, non ci sono aiuti alle donne che vorrebbero portare avanti le gravidanze, questa è una realtà che conosciamo anche qui e che è ancora più drammatica in paesi come gli Stati Uniti, dove c'è problema anche di accesso al servizio sanitario pubblico e così via. Ed è veramente impressionante vedere che appunto c'è un baratro tra l'attenzione presunta, probabilmente destinata a tutto un periodo, alla primissima fase di sviluppo embrionale e fetale, dopodiché sei abbandonato a te stesso. Ci sono sicuro che ci sono delle domande, siccome siamo alle 7:30, se vi ricordo. Chiara, buonasera, sono il professor Valente, sono stato per 10 anni il capo del Centro Internazionale di Gravidanza e Politico a Sapienza. Volevo chiarire alcune cose, premesso che sono completamente a favore dell'aborto e premesso che ritengo la legge 194 una legge abbastanza fatta bene, non benissimo, ma è una delle migliori che ci sia in Europa. Tu hai detto delle cose molto giuste, ma secondo me non hai valutato un'altra cosa. Io sono stato 10 anni alla Sapienza nella qualità che ti ho detto, e poi sono stato altri 10 anni alla Columbia University di New York con tutti gli altri incarichi. Quindi conosco la mentalità americana,
conosco soprattutto il mondo delle lobbies americane, e la lobbies dell'industria farmaceutica è una lobby estremamente potente. Dietro tutta questa manifestazione anti-aborto, in realtà c'è tutta una lobby che spinge per i metodi anticoncezionali pre-aborto. E allora forse dobbiamo spostare un attimo l'argomento. Premesso che siamo a favore dell'aborto, premesso che se sofferenza c'è non è sicuramente fisica, perché la sofferenza fisica da intervento è estremamente minima, praticamente nulla, perché soprattutto con l'isterofizione assolutamente la sofferenza fisica non esiste. Quando io dirigevo il policlinico facevamo 36 interventi al giorno con 3 medici, e le ragazze entravano la mattina e uscivano nel primo pomeriggio, quindi non c'era nessun allettamento e nessuna problematica di dover assistere di notte, di sabato, di domenica. Premesso tutto questo, il problema secondo me dove si vuole arrivare, sicuramente non in Italia dove vige il Vaticano e quindi tante problematiche legate al Vaticano, ma in altri paesi, è quello di un'informazione pre-abortiva, cioè perché arrivare all'aborto quando ormai in Italia, scusatemi, nel mondo la ricerca scientifica ha creato 123 tipologie di metodi contraccettivi assolutamente non invasivi e assolutamente utilizzabili a lunghissimo termine, da rendere inutile arrivare a questa scelta che tu giustamente dici scelta. Concludo dicendoti solo due cose. Uno, trovo giustissimo che l'uomo non intervenga, pur essendo uomo, perché la scelta principale è della donna. Così come la scelta di gravidanza è della donna, la scelta di aborto è della donna. L'uomo può partecipare, tanto più il rapporto di coppia è forte, tanto più ci può essere complicità, ma assolutamente la scelta finale della donna. La seconda cosa che ti volevo dire è la questione della crescita dei medici antiabortisti. È purtroppo una realtà dovuta al sistema assistenziale italiano, perché tu hai detto una cosa giustissima: chi fa il medico abortista non può svolgere nessun altro ruolo, ma non perché glielo impediscono, perché io quando dirigevo arrivavo la sera che ero stanco morto, perché inizi la mattina alle 8 con i pre-colloqui e finisci la sera alle 8 con le dimissioni, e quindi francamente per di più c'hai comunque 3 sale operatorie in piedi che entrano, escono, per quanto l'intervento sia stupido. Un attimo di concentrazione o di responsabilità c'è, perché altrimenti possono intervenire gli effetti collaterali e anche pericolosi. Perciò è quello il problema, è che diventa talmente un servizio oneroso proprio perché non è sviluppato, che alla fine uno preferisce non farlo piuttosto che farlo. Solo questo. Detto questo, complimenti e grazie. Brevemente segnato alcuni punti, perché tra l'altro ci sarebbe tanto da dire, insomma, anche soltanto sull'ultimo punto. Per quanto mi riguarda, io non mi definirei a favore dell'aborto, ma della possibilità di scegliere. Sembra un dettaglio, ma in realtà poi quando uno va a discutere, insomma, io non lo so, ho sempre la tendenza di mettere le mani avanti, perché poi di prevenire argomenti o presunti tali. Per quanto riguarda la sofferenza fisica, prima l'avevo nominata anch'io e l'avevo nominata anche Antonio, era un discorso di analogia, cioè nel senso che se rispetto alla, non parlavamo di sofferenza nell'interruzione di gravidanza, ma se è più semplice definire sì o anche rilevare insomma le cause e una sofferenza fisica in corso, per quella emotiva, psichica, è molto più complicato. Il nodo che cercavo insomma di allentare, se non proprio di sciogliere, era l'idea che se sei cresciuto e hai sempre ascoltato che una certa azione ti avrebbe fatto male, se ti trovi poi a farla
stai male, ma perché stai male? Può essere che parte di quella sofferenza derivi da una credenza che però non è genuina, non è tua. Naturalmente è molto complicato rispondere a una domanda del genere e anche andare a cercare le prove che ci sia una sofferenza genuina o no. In fondo è, insomma, la domanda è quanto la credenza che dovresti sempre sicuramente star male incide nel tuo dolore. Il problema è che voi avete portato come esempio Ronda, mentre io l'altra storia non la conosco, la storia di Ronda la conosco molto bene. Il problema di Ronda nasce da una sofferenza fisica vera, perché lei ha praticato un aborto nel 74. Sì, con soluzione salina dal secondo trimestre. Sì. L'aborto era totalmente illegale quasi e si praticava con delle tecniche allucinanti. Certo. Quella cosa ne è uscita non solo con un dolore fisico enorme, ma anche con un trauma. Quindi, secondo me, se portiamo come paragone Ronda, dobbiamo parlare. No, no, certo, ma Ronda era soltanto una delle tante storie, ed era una delle prime che ho letto, insomma, ed era anche forse una delle più disastrose, insomma, sì, c'è cioè questo dato anche. Anche se lei credo che avesse anche fatto un altro aborto precedente ed è a quello che lei attribuisce l'inizio di tutti i mali, non quindi a quello traumatico ma a quello, diciamo, più volontario. Un'ultima cosa riguardo alla possibilità di prevenire, senz'altro la prevenzione, la contraccezione, la prevenzione in generale è qualcosa che va benissimo, figuriamoci, insomma. È chiaro che è un po' complicato pensare, o forse lo è adesso, ancora adesso, che la contraccezione possa eliminare tutti i casi in cui, perché qua ci sono, ci sono anche dei problemi di disattenzione contraccettiva, ci sono insomma un sacco di realtà complicate e complesse, e penso che il senso di alleggerire di colpa e di vergogna una scelta di questo tipo sta anche nel... Anche se fossero ridotte al minimo le occasioni, vale lo stesso questo discorso. È un discorso culturale, molto culturale, perché purtroppo non esiste neanche il problema che dici te, perché adesso i nuovi metodi non hanno neanche la ripetitività serale, per cui non ci sarebbe anche neanche quella problematica. Sono mensili, possibile che una persona non si ricorda una volta al mese di fare... No, con un scenario più complicato, però insomma la contraccezione va benissimo. Ma vi dà sempre fastidio che possiamo scegliere una cosa? Ma tra un aborto e un metodo anticoncezionale? Ma lo posso scegliere? Posso scegliere il metodo, cioè, se non mi funziona, se sei bucato il preservativo, no. Se... No, ma io voglio scegliere. Ma non possiamo scegliere. No, non posso, cioè, io lo so che posso scegliere. Uno per l'altro non ha senso di scegliere. Senti, scusa, però dobbiamo tenere conto di una cosa, delle circostanze, cioè rispetto a un lente. Volete venire? Non so quanto lo mi sentono. Sì, scusate, perché sono un quello che si è detto impone una riflessione, cioè in tutti gli ospedali del mondo, in tutte le cliniche, tutti i giorni si eseguono interventi, per esempio interventi di estrazione di denti, di esclusione di calcoli, di aborti. Però sui primi non c'è nessun problema, nessuno fa manifestazioni o si allarma, si scrive sui giornali, nessuno perderebbe l'esclusione di un calcolo, ma di un aborto sì. E forse è questo su cui dovremmo interrogarci. Beh, ma anche differenza la tipologia, no? Ecco, ma perché la tipologia è diversa? Perché? Allora c'è differenza tra un dente e un ferito. Qual è la domanda retorica? Non capisco. Sì, la domanda è in parte retorica, ma in parte no. È reale. Il dottore sta dicendo proprio questo, c'è differenza tra un embrione, un bambino. C'è differenza anche tra un dente. Sì, ma non si fa polemica, voglio dire, siamo qui riuniti a parlare di aborto, non di denti o di calcoli renali. Forse il problema, guarda, la voglio aiutare, forse il problema è che non c'è il consenso di chi viene abortito. E questo è il problema che
rode la coscienza, corrode, morde la coscienza della donna. Sa che quell'embrione sarà suo figlio e la donna che abortisce, io ho sentito una ragazza che mi ha detto, io 10 anni fa, e questa a favore dell'aborto, ha detto, io 10 anni fa me lo ricordo, mio figlio nel bidet. Allora gli ho chiesto, ma come fai a sapere che era tuo figlio? Ha detto, sì, perché io l'ho visto, era un buco di sangue, io l'ho visto, lo riconosco, me lo ricordo, mio figlio, io quella data non lo dimentico. Ciao, mi chiamo Alessandra Di Pietro, sono una giornalista, ciao. Ti ringrazio per aver scritto questo libro perché ogni libro che aggiunge una riflessione a dei temi importanti è un libro benvenuto, perché di solito la complessità porta ad un avanzamento, la semplificazione porta ad un arretramento. Mi scuso anche perché ho letto solo le mie 50 pagine, però siccome siamo sicuri che magari anche altre persone non le avranno letto, allora, vorrei fare un passo in avanti e capire, è ovvio che in questo momento c'è bisogno di un rilancio, di rilanciare una riflessione sul tema dell'aborto e ne abbiamo bisogno per almeno 2 motivi. Il primo motivo è che c'è effettivamente una situazione di tipo sanitario estremamente dolente. È come se l'aborto fosse entrato un po' nel dimenticatoio, ma non in quella chiave, se vuoi per alcuni versi positiva, cioè non è al centro e quindi le cose migliorano, no. È entrato nel dimenticatoio e come al solito quelli che la pagano sono quelli che le strutture dimenticate, fai l'aborto nel sottoscala, sono le donne immigrate, quindi quello credo che richieda proprio la necessità di un ripensamento, di un rilancio su questo tema. Allo stesso modo però, come anche qui è stato debolmente accennato, mi pare che il vero problema sia come rilanciare senza ritornare negli eterni steccati per cui dobbiamo giocare sempre in difensiva, avere un pensiero che sia esattamente su un punto e non oltre, perché non ci possiamo permettere di fare una riflessione ampia fra di noi, poter dire anche, ma sai che il 194 così legge simbolicamente potere sopra le donne, che forse era meglio la depenalizzazione, cioè aprire di nuovo il dibattito su delle cose che un po' di respiro, no? Ecco, questo come possiamo fare per evitare di ricadere in un dibattito che sia nuovamente lo schieramento, la Chiesa Cattolica sull'embrione, il gruppo del sangue. Signora, le voglio dire una cosa, anche mio figlio è nato in un gruppo di sangue, anche la nascita viene in un gruppo di sangue, quindi per favore, cioè, questo tipo di atteggiamenti sono degli atteggiamenti che chiudono, che alzano barriere, non aprono dialogo. Noi siamo qui per cercare di ragionare, per cercare di capire come portare avanti, ecco, su queste due linee. Quindi ti chiedo, secondo te com'è possibile, cioè la sede non sarà mai vacante, perché questo neanche un quarto d'ora, quindi come sarà possibile, al di là ora del papa, cioè come sarà possibile un confronto costruttivo, aperto e che avanza? Risponde Antonio. Risponde ti giro e vi giro la domanda, non ne ho idea. Io ho cercato, in realtà questo libro è nato da un primo moto di insofferenza per quello che dicevi, di una semplificazione, diciamo, di una narrazione amputata, di una narrazione che era solo in un verso, era solo quella del dolore eterno, dell'espiazione, era un po' stufa. E quindi la prima mossa era, ma andiamo chiedere o andiamo a leggere, andiamo a vedere se veramente la realtà è così compatta o uniforme. Prima nominavo un caso, che non può essere una risposta assolutamente alla domanda, che è molto complicata, insomma, e mi piacerebbe saper rispondere, ma non sono tempo di non essere in grado. Ma il caso che nominavo prima è quello del cimitero dei figli e degli embrioni, che ha scatenato veramente una reazione pessima, non che sia una sorpresa, ma di due fazioni, chi era contro forse pensava in modo genuino che essere contro, parliamo di cimiteri, non parliamo della Lombardia che obbliga, è un altro discorso.
certo. Parliamo della possibilità di scegliere, che peraltro è già presente da tanti anni, non è una cosa recente, sul piano legale si poteva già fare, quindi è stata una roba montata politicamente e simbolicamente, ma al di là di questo c'è stata questa fazione appunto contro, che pensava di difendere in quel modo la libertà di scelta della 194, e i favorevoli che forse più consapevolmente, perché temo che chi è contro la scelta abbia lavorato di più di chi è a favore della scelta, e questo lo paghiamo ogni giorno, insomma, anche solo specificamente su questo argomento, e quindi chi era a favore di questi cimiteri si portava dietro tutta questa retorica. Abbiamo fatto accennato no choice, quindi di dire siamo contro la 194 e siamo a favore dei cimiteri. Ecco, questo è un esempio perfetto di come le cose non dovrebbero essere fatte, innanzitutto perché se tu scegli di ricorrere a un funerale, a una sepoltura, sono affari tuoi, la tua è una libera scelta, e non vedo come questa tua scelta possa portare a negare le altre. Il meccanismo perverso è che è stato proprio quello di dire no, noi siamo contro questa possibilità perché politicamente significa, certo che politicamente significa, ma allora prenditela col significato politico e con l'abuso, ma non con la possibilità, anche se tu la giudichi bizzarra o inutile, perché magari a te non farebbe bene. Io quando ho scritto il precedente libro proprio su protezione di coscienza, una delle storie più dure che ho riportato è quella di Margherita, che è una donna che per una gravidanza, ecco, Margherita mi raccontava, io quel figlio volutissimo, desideratissimo, che ho scelto di non far nascere perché era destinato a una morte immediata, una patologia genetica gravissima, non l'ho voluto neanche vedere dopo l'interruzione di gravidanza, non l'ho voluto portare in cimitero, affari suoi, decisione legittima e personale, ma non vedo perché bisogna entrare in questo terreno per ancora una volta manipolare desideri e delle scelte personali, per poi dire ah, tu vuoi allora dare sepoltura, quindi sei contro la 194, ma è delirante questa cosa, non ha nessun senso. Quindi il tentativo che ho fatto in parte è stato quello di contribuire a descrivere un problema. La soluzione non è semplice da delineare, probabilmente potrebbe essere il primissimo passo quello di cercare di capirsi le parole, cercare di mettersi d'accordo su quali regole del gioco vogliamo istituire o vogliamo provare a stabilire. Ed ecco, eliminare un po' di questa retorica, di questa presunzione di dire io ho sofferto, lei ha sofferto e quindi tutte le altre devono soffrire, o eliminare anche la presunzione di voler ottenere un'ulteriore implicazione da quella sofferenza, perché in nessun altro caso se non nell'aborto la sofferenza è usata in questa chiave paternalistica e silenziatrice. Cioè, questo è l'unico caso in cui se stai male sei invitata a tacere, a tenertelo per te, a non raccontarlo perché ti devi vergognare, e se lo fai sei talmente ripugnante che devi comunque chiedere scusa prima, dopo o durante. Allora qui c'è qualcosa che non va, e qualcuno si sentirà sempre in diritto e in dovere di dirti che magari è stato peggio di te, ha sofferto di più, come se fosse una specie di battaglia dissennata a chi sta più, chi più ha sofferenze o chi più paga un prezzo di una scelta conflittuale, perché naturalmente quello che dicevo prima non mi passa neanche per la testa, ma credo che non passa per la testa di nessuna persona ragionevole, che sostenere che non ci sia una sofferenza intrinseca ed eterna significa quando ci divertiamo portiamo una volta al mese. Questa è proprio una visione, cioè ha una precisa strategia retorica di ridicolizzarti e ridicolizzare la tua posizione per dire guarda quanto sei scemo, c'ho ragione io, no? Quindi forse il primo passo è rimettiamo in sesto le parole e cerchiamo anche di toglierci di dosso prima di tutto noi questo senso di colpa che ci abbiamo appiccicato addosso, perché non parlare di aborto è esattamente questo, e quello che tu dicevi è molto interessante rispetto al fatto che paradossalmente le posizioni più difendibili sull'aborto e su tante altre questioni, ma sull'aborto, sono le più estreme, cioè o quelle che dicono che l'aborto non è mai possibile, o quella che dice che l'aborto è una scelta e quindi non sto neanche a definire modalità o tempi, anche se è molto complicato.
complicato, naturalmente economicamente è ben diverso interrompere una gravidanza a 6 mesi di gestazione o a 6 settimane, è ovvio questo, no? Ma siccome è difficile mettere barriere, ogni parola e ogni gesto paternalistico che insinuiamo è pericolosissimo, perché va sempre a ledere quello spazio di libertà che dovrebbe essere garantita, e neanche risolta con dire in fondo il richiamo alla contraccezione, per quanto in alcuni contesti capisco che sia sensato farlo, ma spesso anche quello prende le sembianze e dire te l'avevo detto, te lo sei cercato, se sei rimasta incinta, ci sono stati adesso, sono cominciati. Prima ridevamo anche ricordando un po' di commenti che già si sono scatenati, insomma, tipici, che se uno ha un po' di familiarità con questo dibattito sono i soliti, e tra questi uno degli archetipi è della sei cercata, ti potevi usare con la contraccezione, peraltro è interessante perché sei sempre tu donna, ti potevi evitare di rimanere incinta, non si dice mai ma tu, quell'altro lo sta, che magari da qualche parte starà, poteva usare contraccezione. No, sei tu che potevi guardarti bene da evitare di trovarti in questo rischio. Adesso ci stai e ti tieni le conseguenze, ecco, zia Caterina, e forse anche qualche suora a questo punto, oggi forse avremmo fatto loro anche qualche domanda, e questo pure è abbastanza agghiacciante e torna abbastanza immutato in tutto l'altro orrore, cioè l'altro dominio dello stupro. Cioè lì arriviamo proprio all'apoteosi, per cui le leggi più restrittive e più moralizzatori, alcuni, non tutti, accettano l'interruzione di gravidanza in caso di stupro. Anche qui è razionalmente totalmente giustificabile, però questo ci aiuta ad andare di nuovo avanti, perché ci rendiamo conto che è irrazionale. Se il divieto alla condanna dell'interruzione della gravidanza è in base... Però ecco, interessante, perché anche questi sono tutti frammenti di narrazioni folli, completamente folli, per cui c'è e pietistiche, perché quando si sostiene l'eccezione in caso di stupro si fa qualcosa di molto paternalistico, ancora più di quello che abbiamo nominato finora, perché e si ignora appunto quali sono poi le ragioni presunte per cui si condanna o si vuole evitare l'interruzione di gravidanza, perché se parliamo di bambino, il bambino c'è pure in caso di stupro, anzi mi verrebbe da dire in caso di stupro lo devi difendere ancora di più, perché quello braccio è pure avuto origine per uno stupro, non c'entra niente con lo stupro, quindi vai a punire l'unico irresponsabile, e questo però ci aiuta a capire quanto sia pericoloso giustificare l'interruzione di gravidanza in casi eccezionali. Questo è il modo in cui si dice, no? Perché in quei casi eccezionali, se tu li guardi bene, sono una porta verso il disastro. Senta, scusi, ma lei propone, cioè, se dice, non so se è tutto bene, che comunque il bambino, cioè il bambino che tutto che oggetto di stupro avrebbe diritto a più tutela, maggior tutela rispetto all'altro bambino, quello che dice tu. Ma no, lei diceva così. Comunque lei non mi ha risposto per quanto riguarda il problema, e anche sulla mancanza di consenso del concepito ad essere avanti. Ma come glielo si chiede il consenso? Se ci fosse un modo per farlo sarebbe interessante. Se lei scopre come, io lo ascolto volentieri. Se a tempo al concepito di parlare, lo fa nascere, forse potrebbe essere una l'assistenza che facciamo. Lo so, per portarsi, certo, per ammazzarlo, però. Allora, gli aborti clandestini sono pericolosi, mentre gli aborti legali sono sicuri. Io le volevo chiedere, è veramente così che gli aborti legali sono sicuri? Perché io ho sentito di no, cioè si sente niente in cancrena, rischio che la proma, proprio di donne che hanno abortito legalmente. No, lo chiedo perché non lo so. Allora, no, ho le testimonianze di donne che hanno abortito, ma non lo so, me l'hanno raccontato. Le donne che hanno abortito. Se per questo una ragazza l'ha raccontato che il piede è un bambino nel masso dell'utero. Delle interruzioni di gravidanza legali, tra l'altro prima io non sono medico, ma un medico ha parlato, insomma le interruzioni di gravidanza che si svolgono in ospedale sono interventi decisamente sicuri, chiaramente c'è un margine di rischio in qualunque cosa, anche nell'uscire
la casa e attraversare la strada, in casa gli incidenti domestici sono molto alti, quindi, però non è un intervento particolarmente rischioso e comunque questo non toglierebbe nulla la possibilità di scegliere, perché si possono scegliere anche situazioni che hanno dei rischi, quindi se la domanda diciamo retoricamente era volta a dire visto che non sono sicuri è meglio vietarli, non ha nessun effetto. Sarebbe bene invece migliorare il servizio, sarebbe bene che i medici nei corridoi non chiamassero puttane, assassine e donne, questo sarebbe bello. Se per caso inventassero una macchina che al terzo mese di gravidanza potesse portarla avanti, lei che cosa direbbe? Sarebbe favorevole oppure no? Oppure andiamo avanti, la macchina la vuole? Sì, chiediamo il consenso. Ok. Cara, scusa, prima hai detto che non c'è un vero e proprio diritto, cioè io non ho capito questa cosa della 194, me la spieghi bene? Sì, allora la 194 non dice tra i motivi per poter chiedere un'interruzione di gravidanza che c'è una libertà di interrompere una gravidanza, un diritto positivo, cioè io non devo dare spiegazioni, devo semplicemente, invece la 194 elenca delle ragioni per cui la donna può chiedere quel servizio, tra cui ci sono delle ragioni molto nebbiose. Non c'è scritto letteralmente che c'è un diritto positivo, c'è scritto che se ci sono delle ragioni emotive, culturali, sociali, la legge 194 si trova su Google, allora, la leggete e lì c'è scritto. La legge 194 dice questo, ma nei centri di interruzione... Ma questa è un'altra cosa, qui abbiamo fatto una domanda su, cioè, su quello che succede... I centri di interruzione hanno un regolamento unico nazionale, dove assolutamente non c'è questo tipo di cose, basta presentarsi ed essere nelle 9 settimane e si procede. Però la legge dice un'altra cosa, la legge è stata fatta alcuni anni fa, c'è una storia continuata. Però scusate se posso, ci vuole un medico che firma, no? Cioè ci vuole un medico che firma l'autodiagnosi della donna che dice che starà male perché i bambini, l'embrione, quello che è il concepimento è avvenuto in condizioni. No. Sì, non è così. In questo certificato si dice semplicemente che la paziente ha chiesto di poter interrompere la gravidanza e è stata invitata per 7 giorni a riflettere su questa possibilità e su questa possibilità, dopodiché viene automaticamente firmato. Scusi, però c'è una differenza tra legge e La legge elenca una serie di possibilità. Una di queste possibilità è la totale indipendenza del centro che pratica gli aborti nel poter decidere se fare abortire o meno la pazienza. Tutti i centri che conosco io, quelli universitari, applichiamo lo stesso regolamento. Sì, però c'è un problema a monte ed è un problema rispetto al legislatore. Ma che la legge vada rivista, io ho detto è una buona legge, non ho detto che è perfetta, nessuna legge è perfetta. Comunque la potete essere, insomma, è facilmente recuperabile. Facciamo fare altre domande, ci sono domande. Sì, no, io ho delle considerazioni che abbiamo scambiato anche spesso e a lungo con Chiara, quindi forse più per il dibattito che... Perché appunto è stato detto qual è una via di uscita, no? Ovviamente ci sono tantissime cose da dire. Ecco, secondo me, su questo poi volevo anche sentire Chiara, ma anche tutti voi, no? Una via di uscita è uscire da questa contrapposizione fittizia, secondo me, tra la donna e l'embrione, come se fossero due individualità contrapposte, no?
no? In realtà cosa si sceglie? Si sceglie di non portare avanti una gravidanza, si sceglie di non avere un figlio, si sceglie di interrompere una relazione per dei motivi che non sono la proprietà del proprio corpo, la propria libertà, il proprio diletto, il proprio gusto, ma forse anche nel riconoscere semplicemente che uno, che una vorrebbe fare altro, riconosce implicitamente che a quella relazione non è disponibile. E se non è la donna che porta in grembo un embrione, che non è un bambino, ma è una roba molto diversa, e che diventerà bambino solo se quella donna è disponibile, se lei non è disponibile, non è che è libera, è meglio, è moralmente meglio se non lo porta avanti. È un altro paio, ma non è una questione di libertà della donna contro la vita dell'embrione. E non, come dire, quello nascerebbe, se nascesse, nell'orrore. Nell'orrore di essere portato avanti a forza, cioè, come dire, una roba che io non augurerei a nessuno e che non vedo che nessuno. E soprattutto non c'è niente altro che quel desiderio che trasforma qualcosa in un bambino. E quel desiderio è un desiderio irresponsabile, non è un desiderio. Io vorrei che per questo penso che, qua mi taccio, che le cose che scrive Chiara sono fondamentali, perché bisogna uscire da questa retorica della sofferenza, della colpa, della diciamone tante quante ne vogliamo. Lì c'è un atto che anche implicitamente, secondo me, è responsabile. È qualche cosa che viene fuori da una valutazione su una relazione possibile, è un'interruzione di relazione, ce ne sono tante. Il vero conflitto, e su questo poi mi taccio subito, secondo me, tornavo alla domanda iniziale sul ruolo degli uomini, il problema è la differenza tra un dente e un embrione, non è che l'embrione ha diritto alla vita. Anche per niente. Il problema è che mentre io decido di togliere un dente e lavoro su di me, se io decido di non diventare madre, opero anche su quello che non diventa padre. E quindi decido per un altro che non è l'embrione, è il padre. E lì viene il conflitto, e su questo secondo me è molto difficile trovare una composizione, perché non è il papa, ma sono gli uomini. Tutti, anche i laici che hanno un problema a riconoscere che diventeranno padri solo se una donna muore. E su questo. Non staremo qui a discuterne. Posso dire una cosa molto breve. Io di mestiere faccio la storica. E ho studiato queste cose in tempi, diciamo, del passato. Secondo me l'operazione di Chiara è importante perché Chiara spiega benissimo che questa è cultura, non è natura. Cioè, la questione è che siamo abituati a trattare questi temi come temi astorici, no? Cioè senza storia, perché legati alla natura, la vita è la vita, è sempre uguale, il corpo è il corpo. Il senso di colpa è il senso di colpa, il dolore è il dolore. Non è così. Questi sono temi legati alla cultura, cioè legati, chiamiamolo al contesto in modo un po' grossolano, cioè legati a quello che la società produce. Il senso di colpa è uno, se vogliamo essere proprio grossolani, ma un oggetto storico. Le storiche lo hanno studiato. Voglio fare una piccola parentesi. Io immagino che lei sia, forse non in buona fede, perché dire che l'aborto è clandestino è pericoloso come l'aborto, è proprio o è cattiva fede o non sa di cosa parla. Siccome secondo me lei lo sa di cosa parla, perché parlare di un livello di sicurezza, sì, ma non è pensabile. Guardi, io ho letto documenti sugli aborti clandestini negli anni 30 fino agli anni 60, lei non sa di che parla, cioè era una mattanza in piena regola. E detto questo,
che diciamo, mi sento male solo a doverlo dire, ma insomma non sono tutta perché. Sono io che mi dispiaccio per lei, molto sinceramente. Ma insomma, per le donne che sono morte da allora, quello che volevo anche non avvengono con l'isterosuzione, non avvengono sotto anestesia e non avvengono sotto asse di glicemia, d'accordo? Gli aborti legali sono una cosa che vengono fatti meccanicamente attraverso dei ferri non sterilizzati. Gli aborti legali vengono fatti con un isterosuttore entro 12 settimane e non hanno assolutamente nulla a che vedere con un feto morto e non hanno assolutamente a vedere nulla con un problema di asetticemia e di non sterilizzazione. Non diciamo stronzate grosse quanto una casa. No, facciamo una grossa confusione. Non è che siccome una cosa è scritta su internet e legge o per i casi. Allora, cioè su internet ma internet non è legge, su internet non è osservare in questo modo, nel senso che cosa è un trauma o il dolore o il senso di colpa in una situazione come la nostra, o quello che era per le contadine che conoscevano decine di aborti spontanei per le quali non esisteva la contraccezione, per cui anche la coscienza del corpo era completamente diversa, il corpo stesso non è lo stesso, la coscienza del corpo, la consapevolezza del corpo, ma insomma adesso sì, ma insomma appunto diciamo potrei stare qui a dire che in realtà ci si riferiva all'aborto negli anni 30 come il ripristino di una situazione di normalità, quindi quanto di più lontano dal senso di colpa. Questo ma non soltanto le donne che abortivano, era proprio un lessico diffuso, si parlava di tirare giù sangue fermo, adesso non mi fate dire, ma insomma la cosa era di tornare alla situazione di normalità, quindi quanto di più lontano dal senso di colpa. Però ci tengo ad aggiungere una cosa, se vi capita leggete quello, non so, uno storico che si chiama Emanuele Betta. Noi stiamo per esempio ora, oggi ci veicolano le posizioni della Chiesa Cattolica, anche quelle come astoriche. La Chiesa Cattolica ha avuto verso l'aborto posizioni molto diverse. Le posizioni attuali possono essere legate alla svolta degli anni 30 contemporanea al codice Rocco, e non è un caso, e non è un caso, e su, per esempio tutta la casuistica 600-700 sull'aborto terapeutico parlava in modo molto diverso da come siamo abituati noi. Il feto che aggredisce il corpo della donna va, per alcuni aspetti della casuistica, va eliminato perché è un pericolo per la donna. Le posizioni attuali, soprattutto sul rapporto terapeutico, sono della fine dell'Ottocento, quando la Chiesa entra in conflitto con il potere della medicina che acquista uno status di disciplina. A quel punto si litigano per chi deve avere l'ultima parola. Io stesso lo dico in maniera, mi sto anche un po' vergognando di esprimermi così, ma per capirci. Insomma, la cosa che Chiara fa, che secondo me è l'operazione importantissima, è che in qualche modo illustra questo, perché poi il dibattito ci ha abituato all'idea che appunto esiste una astoricità, cioè che è tutto immutabile, il corpo, e invece è una questione di cultura, fin anche le posizioni della Chiesa Cattolica, fin anche. Alessandra, grazie. Allora, volevo chiederti una cosa. Mi viene a mente che parlavi della sindrome, diciamo, di questa automatica sindrome post-abortiva. Innanzitutto, ricollegandomi al fatto che nel senso di colpa storico, anche la psicologia è una scienza, no? che culturale, nel senso, ma anche nel tempo cambia, è uscita adesso il nuovo manuale diagnostico dove ci sono dentro un sacco di nuove malattie, quindi voglio dire,
che oserei dire vengono anche un po' inventate ad hoc, anche queste a posteriori. E mi veniva in mente però un paragone con soprattutto con l'omofobia, cioè spesso e volentieri chi ce l'ha con gli omosessuali dice in effetti loro soffrono per il loro comportamento, tant'è che si rivolgono agli psicologi, tant'è che cercano di cambiare il loro comportamento. E in psicologia però per esempio questa cosa si spiega con l'omofobia interiorizzata, cioè è lo stigma sociale verso un determinato comportamento che genera la sofferenza psicologica dell'individuo, cioè non è il contrario, cioè non è che esiste il trauma in quanto tale e poi la sofferenza, ma è esattamente la condanna sociale rispetto a quel comportamento che genera la sofferenza dell'individuo. Questo è sempre stato così, cioè. E sulla donna, quando si dice insomma la donna porta il peso del mondo in questo senso, sulla donna il senso di colpa sul sesso, sulla sessualità e poi anche sul ribellarsi a quello che viene da tutti condiviso anche inconsciamente, no? Il destino della donna è la maternità, una donna che non ha figli non è una donna realizzata, quindi figuriamoci una donna che sceglie liberamente, cioè di non volerne, di voler fare altro, ma no, poi si fa sempre questa dicotomia, no? Non vuole figli, fa carriera, ma non è detto, ma perché? Cioè è una. Come gli uomini scelgono di avere figli e non avere figli, subordinando la loro scelta alla scelta della donna, così la donna può scegliere, no? Può decidere quello che fare del proprio corpo e della propria vita, liberamente. Questo è, volevo sapere se questa cosa dell'omofobia di. Ti suona? Sì, cioè rispetto allo stigma, sì. Mi sono persa nei passaggi, però senz'altro lo stigma come quindi il fatto di respirare una condanna sociale, una condanna morale, con l'origine di una sofferenza, senz'altro mi torna. Il tentativo che ho fatto era proprio in questa direzione, cioè di andare a infilarmi, naturalmente è molto complicato prima. Il senso di colpa è molto difficile andare a mettere il naso nel senso di colpa anche chiedendo a una persona perché ti senti in colpa, è molto complicato che si risponda a una domanda del genere o che si risponda in modo esaustivo. Credo che una componente rilevante di una sofferenza emotiva, quello che dicevo prima, distinguendo appunto dal fatto che ti metti una mano sul fuoco, se dormi anche, ti svegli dal dolore, no? Ma quindi è più semplice il meccanismo sul piano della sofferenza fisica, sul piano invece di quella emotiva o morale o comunque non fisica, naturalmente le concause sono più difficili da individuare e senz'altro una radice credo che possa risiedere nel fatto che hai sempre sentito che quella cosa è sbagliata, è brutta, è cattiva e quindi chiaramente quando ti ci ritrovi ti porti dietro anche quell'accusa che hai respirato e che hai vissuto e quindi è sempre difficile capire poi qual è il tuo dolore genuino da quello che qualcun altro ti ha infilato dentro un sistema morale o di valori che non è il tuo, perché magari tu non saresti, e questo, per questo è ancora più interessante il respiro storico, andare a vedere cosa succedeva prima, mentre Alessandra nominava appunto alcuni di quei dettagli, mi veniva anche in mente come fosse diverso come fosse diversa la reazione emotiva, inevitabilmente perché il contesto era molto diverso da oggi rispetto alla mortalità infantile, rispetto ai figli interscambiabili, no? Rispetto al fatto io stesso infanticidio. Ora, se uno, ecco, anche qui la difficoltà. Cosa? Lo stesso stigma materno. La stessa difficoltà di parlare, per esempio, perché quando si nomina, ecco, il caso dell'infanticidio, sta sicura che c'è forse anche qui. C'è un microfono, ma si direbbe allora sta dicendo che l'infanticidio era meglio morale. Non è questo il punto è andare a vedere che le reazioni e i giudizi morali cambiano di molto a seconda delle circostanze. Questo è ancora più interessante perché ci fa arrivare a un punto in cui possiamo mettere in discussione quello che viviamo oggi come una verità morale incontrovertibile, che è invece una stupidaggine, perché è una roba che è
basculante a seconda dei casi, dei criteri, e non è una verità assoluta di fronte alla quale dobbiamo inchinarci e dobbiamo subirla senza provare a farci neanche delle domande. La cosa più assurda è che in tante di queste circostanze, la verità morale della Chiesa e tante altre cose, si vive questa realtà come se fosse una verità incontrovertibile, e si dimentica anche un po', si dimentica, perché fa molto comodo dimenticare, che quando non c'è uno spazio vero di possibilità di scelta, è inutile proprio discorrere del piano morale. Se io non posso scegliere, di che parliamo? Cioè, perché parliamo? Datemi un elenco di cose che posso fare, andate un decalogo, 10, 20, quanto, insomma, quanto più dettagliati possibili di comandamenti, uno esegue e basta, non perdiamo neanche tempo a chiederci se è morale, immorale, non ce ne frega nulla, quello non lo dobbiamo fare, quest'altro lo possiamo fare e pace. Perdiamo tempo a farci domande in una situazione in cui c'è solo una strada da seguire, non ha alcun senso. E in questo panorama, appunto, una riflessione che si apre anche ad altre discipline, oltre al fatto che sembra del tutto superfluo anche sapere cos'è un embrione, parlarne. Io sento continuamente persone che discorrono moralmente di embrioni e feti, ignorando totalmente di cosa stanno parlando, e chiamarli bambini è un segno evidente di questa confusione. Allora, ecco, forse un'altra precondizione è che accettiamo anche discipline diverse da quelle che ci sono i familiari, e soprattutto acquisiamo qualche informazione prima di farci una domanda se è giusto o sbagliato, perché sennò veramente possiamo decidere pure che è divertente qualche volta perdere tempo e parlare a bambera, però insomma spesso è molto frustrante, perché poi è proprio un dialogo tra sordi, uccelli, e non si va da nessuna parte, perché uno dice quello è un bambino, ma com'è? È un embrione di 3 giorni, un bambino. È anche un problema terminologico, semantico, ma anche un problema che riguarda le conoscenze che uno è disposto a immettere. Non ha nessun senso disporre riferendosi a un embrione di 3 giorni chiamandolo bambino, cioè, o meglio, ha un senso preciso che è retorico e strumentale, ma non ne ha altri se non questo. È un mezzo per ottenere uno scopo. Togliere possibilità di scelta e togliere anche possibilità di ragionamento. Chiaramente ognuno di noi è complice, è concomplice nel farsi togliere lo spazio di ragionamento e di libertà, però è chiaro che poi ci sono delle situazioni in cui le forze sono impari, e quindi sarebbe augurabile che ci fosse uno sforzo generale di chiarimento, perché altrimenti uno deve sempre andare a controllare da solo ogni singola parola, no? Se si facesse un po' per uno, forse sarebbe meno pericoloso. Altre domande a parte chi ha già parlato? No, dopo, perché quando uscite tra di voi, che facciamo? Neanch'io. Concludi, vuoi salutare la Tiziana? Facciamo salutare Antonio. Intanto io vi ringrazio e vi saluto, e l'ultimo saluto a te. Va bene, allora grazie a tutti, grazie a Giovanni, grazie.